Buongiorno amici, 2021, nuovo anno, prima puntata di Mezzogiorno e Mezzo di Hattrick del 2021. Ieri ovviamente mi sono preso una pausa, essendo il primo dell'anno. Allora amici, inizio un nuovo anno, speriamo in una Juventus un po' più concentrata in campo, con un gioco un po' più fluido, con vittorie un po' più... Voi sapete cosa ci manca? Cosa ci manca? Speriamo in un mercato con 1-2 colpi decenti, uno magari in attacco e uno a centrocampo, già sarebbe tantissima roba, tantissima roba. E poi ragazzi, speriamo in un anno che porti via questa cosa brutta del Covid e che ci torni a far riabbracciare insieme tutti quanti. Speriamo che magari per la primavera, l'estate, non ci siano più problemi. Va bene. Comunque, detto questo, anno nuovo, vita nuova, cercheremo anche noi, Juventus, tutta la crew, di, nei nostri limiti, voi sapete che siamo esuberanti, di mantenere un atteggiamento un po' più pulito, tra virgolette, ok? Un po' più pulito. Sappiamo che negli ultimi video abbiamo un po' anche esagerato in alcune situazioni, chiediamo scusa alle persone che giustamente si sono un po' indispettiti da determinati comportamenti, mi ci metto in mezzo anch'io, e cercheremo quest'anno di potabilizzare un po' i nostri canali, va bene? Vi ringrazio per la pazienza. Con tutto questo ci seguite sempre calorosi, anche ieri sera da Gianni, grandissima live, grandissimi ospiti, ci siamo divertiti un sacco col quiz, insomma sapete che cerchiamo di darvi sempre nuovi contenuti e nuove situazioni, più di questo non riusciamo a fare. Ma andiamo a vedere le prime pagine dei giornali sportivi di questo 2021. Di cosa parleranno? Non so neanche se sono usciti, ragazzi, Penso di sì. Vediamo se sono usciti. Perché ieri era Capodanno. Sì, sono usciti. Vabbè. Allora, la Gazzetta dell'interista milanista Milano Leo. In prima pagina c'è il Papa. Grazie signore. Bene, sì. Chi vince non sa che cosa si perde. Papa Sport, Maradona poeta in campo, Bartali è stato un esempio, la vittoria può rendere arroganti e il doping annulla la dignità, la forza di arrivare al cuore di tutti, perciò anche un Papa formato Inda, perché dice dopo l'arroganza della Juve che vince da 10 anni, è ora che vinca l'Inda, che porti anche il Papa è indaista, va bene così. Me coglioni. Va bene così, vi rosicherete il fegato un po' a maggio, vabbè, ma non c'è problema. Corriere del Babuino, che cosa dice il Corriere del Babuino? Allora, CR7, che carica, anno di svolta, un capodanno in famiglia per Cristiano, dopo il 2020 è tempo di riprendersi. Poi il caso Osimhen, stop Covid e veleni. Cose da pazze, è anarchia, va? Vabbè, ma allora ragazzi, ci sarà motivo per cui ogni volta che c'è la parola Covid viene accostata alla squadra Napoli? Ci sarà un nesso tra Covid e Napoli? Sono stati zingri! Fatevi una domanda e datevi una cavolo di risposta, secondo me. Dopo l'infortunio alla spalla, il centravanti viene fermato dal virus. Andiamo avanti, nuove voci sull'Inter in ambienti finanziari, attenzione, non solo la ricerca di altri soci, Zhang Zizing, Zongzong, Zeng Zeng può lasciare. Ebbene sì, se li lascia con
le pezze al culo, ragazzi, io sono l'uomo più felice del pianeta Terra. Mandato a Rothschild per la vendita. Attenzione, è uno degli scenari post pandemia. La messa è finita, andate in pace. E se questi fanno la fine del Palermo, del Messina, del Canicattì, io godo come non mai. Il blocco degli acquisti sul mercato di gennaio rientra nella linea di austerity decisa dalla proprietà cinese. Se vi lascia con le pezze al culo, si gode. Non perdiamo altresì tempo. Senza pubblico si vince più fuori. Conquistati 192 punti in trasferta, si parla di Milan. Così il calcio supererà la crisi anti-Covid. Poi, commento giudicato razzista, 3 giornate a Cavani. Andiamo avanti. Che belle notizie, questo 2021 inizia bene. Tutto a sporto, mercato Toro e Milan, Kulu, Meite e Krunic. Va bene, poi 2021, Cowboys, Juve. Dopo l'operazione Rovella è Brian Reynolds, 19 anni, texano come McKenny. Il nuovo obiettivo bianconero viene raccontato da questo Berhalter, CT degli USA, vi racconto i segreti del terzino di Dallas, sarebbe perfetto per la A. Va bene, Milik sì, ma a giugno Marotta sfida Paratici per Arek Milik. Per quanto riguarda lo sci, trionfo nello sprint di fondo per Pellegrino. Questo per quanto riguarda il cartaceo. Andiamo a vedere adesso il web cosa ci dice. Cosa ci dice il web? Calciomercato.com. Ragazzi, essendo gennaio, iniziamo a parlare di mercato serio. Tabella mercato, tutti gli affari ufficiali. Poi Milan pronta alla decisione di Bogard. Cosa filtra sul colpo? In contratto in scadenza. Poi Zhang, Zizing Zonzung, via di fuga, può vendere l'Inter. Attenzione che qui ci sono delle conferme, ci sono anche degli stipendi arretrati e ci sono 2 bond, uno da 300 milioni di euro con Goldman Sachs e uno da 75 con JP Morgan. Operazione va conclusa entro la fine 2021 nella speranza che i tassi di interesse del mercato diano una mano. Suning, che finora ha investito 650 milioni di euro non vincendo una ceppa di minchia di niente. Mortacci vostra. Tra acquisto delle azioni e emissione di capitale potrebbe cedere un big entro il 30 giugno e si parla anche di Lupisciu. Immaginate voi se cedono Lupisciu, che meraviglia. L'Inter ha pagato gli stipendi di settembre e ottobre accordandosi per rinviare a febbraio, cioè il saldo di quelli di luglio e agosto. Mamma, stanno messi benissimo. E comunque l'articolo parla addirittura di una cessione quasi, quasi sicura dei cinesi l'anno prossimo. Mamma, che meraviglia. Il CT degli USA, Reynolds spinge più di Cabrini, McKenny felicissimo alla Juve, Inter è il mercato a costo zero, obiettivo quarta punta Gomez, va bene. Ma è più un caso Donnarumma, il Milan guarda anche le scadenze del 2022, poi nasce la Juve Baby, ecco i 7 volti giovani e i 3 obiettivi per il futuro. Riparte lo sprint scudetto, Milan ridotto all'osso, le trappole sono gli ex Inzaghi e Pirlo, Napoli che batosta, Osimhen è positivo. Poi, per quanto riguarda il gossip, Zaniolo sempre balla a torso nudo con la mamma. La mamma di Zaniolo, e non dico più niente, la zia della ex Sara cacciata di casa e abbandonata. Sempre più gossip, Zaniolo oramai non è più un calciatore. Poi, per la serie Gnagnatime, cosa c'è questa mattina? Kiki, Jessica e Michelle, modelle esplosive. Ah, bella, quanto vuoi? 1 milione. Guarda che mi serve una volta sola, mica per tutto l'anno. Che ce l'hai d'oro, vatta a piangere.
al party di Neymar. Bravi, andatevi a guardare questa fotogallery del party di Neymar con Kiki, Jessica e Michelle che pascolano per il party. Andate, mucchismi al pascolo in un party. Tutte droghe. Grazie calciomercato per donarci questi momenti di alto giornalismo sportivo gnagnaroso. Andiamo a vedere adesso tutto Juve. Tutto Juve che non funziona stamattina. Andiamo a vedere calciomercato.it. Calciomercato.it che si apre. Allora, calciomercato.it, Milan scambio scudetto in Serie A, nuovo nome sul piatto. Scambio scudetto. Ah, tra Milan e Torino. Vabbè. Chi vogliono? Vabbè, Milan Krunic continua a interessare al Torino. Kulu e Krunic. Ok, Krunic a Toro e Kulu al Milan. Kulu al Milan, ecco esattamente. Tu culati a tutta la famiglia. Calcio mercato Inter, Zang può vendere le ultime su Suning. Oramai dappertutto. Calciomercato 2021, gli incroci di Serie A. Milik il punto tra Marsiglia e Atletico e le richieste del Napoli. Poi Simone Inzaghi, contratto, rinnovo più vicino. Juventus, l'alternativa in attacco è l'Oriente a costo zero. Pirlo, le anticipazioni del 2 gennaio per quanto riguarda la formazione della Juve che andrà a affrontare l'Udinese. Ok? Questo è tutto per il web, perché tutto Juve oggi non si apre. Allora, chi inaugurerà questo 2021? Quale sarà la prima rubrica di quest'anno? Secondo voi, chi poteva inaugurare la situazione? Il nostro caro, incommensurabile, ubriacao, meravigliao, il super saiyan della botte di vino di Rovere? Sconcertao! Dunque, la rubrica un bicchiere di vino con sconcertino e la felicità è la felicità. Sigla. Allora, cosa dice l'ubriacao meravigliao? Che meraviglia l'ubriacao meravigliao. Allora, sconcert. Perché non dovremmo parlare di Suarez e della Juve? Inizia bene con un botto l'anno. Chiede il silenzio inquietante. Suarez non è mai stato un giocatore juventino, quindi di cosa si potrebbe mai accusare la Juve? Però qua dice, credo che tutti abbiano ragione fino a prova contraria, ma esistono anche dei fatti oramai accertati come le intercettazioni telefoniche, le confessioni dei professori e perfino dello stesso Suarez. C'è stato un corso pubblico addobbato, a chi serviva, perché è stato addobbato, davanti a confessioni non esiste un eccesso di accanimento mediatico, no, deve esistere una conseguenza qualunque sia, anche il perdono, ma non una lamentela sul fatto che altri ne parlino. È normale, succeda se sono coinvolti in fatti accertabili la più grande squadra italiana, un'università importante e uno dei giocatori più famosi al mondo. Perché dovrebbero esserci silenzio? Amico, ma vaffanculo! Certo, hanno avuto tutti sfortuna, sono stati trovati ascoltando i telefoni per un'altra inchiesta, ma lamentarsi del rumore è molto più inquietante che chiedere una vera spiegazione. Perciò lo sconcertao ci sta dicendo che tutti i media nascondono l'affare Suarez per proteggere la Juve. È un povero Dave! Deficiente. Immaginate voi ragazzi, allora partiamo dal presupposto che se ne è parlato per 4 mesi e tutti i titoli per 4 mesi erano sul caso Suarez, ma vabbè, ma questo probabilmente l'ubriacao meravigliao bevendo non si è accorto che c'è un articolo su Suarez ogni giorno su ogni giornale, vabbè, no, piccolezze, ma la cosa più bella è che lui asserisce che i giornali nascondono tutto, non ne parlano per insabbiare la situazione. Va bene,
Grazie, ubriacava meravigliao, questi sicuramente sono gli effetti dei brindisi di Capodanno, di Natale, chissà quante litrate di vino, prosecchi, vini bianchi, vini rossi, di tutto di più, limoncelli, amari, avrei fatto man bassa di alcol. Ritornerò. Ebbene, e questo 2021 inizia con questa mega cazzata. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Amici, con questo è tutto. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi alle ore 16, Torre Bianconera. Alle 16, Torre Bianconera. Saremo insieme un'oretta parlando di calciomercato, di queste situazioni dell'Inter. Insomma, ci saranno anche delle news di calciomercato. Parleremo un po' di calcio, della partita che domenica, cioè domani, ci verrà impegnati contro l'Udinese, della probabile formazione. Ci sono un sacco di cose da snocciolare. Ne ricordarvi poi che alle 18 c'è Spacca Calcio Pirata e questa sera staremo a vedere, non lo so, vediamo stasera chi va online. Io vi saluto, vi ricordo sempre di iscrivervi a tutti i canali degli Avengers, in particolare al vostro Hattrick, like, condivisione, campanella, commenti, tutto quello che c'è da fare. Ci vediamo più tardi, un salutone, forza sconcertao, che quest'anno il fegato mi sa che non regge. Ciao a tutti.